ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Allora, ecco il continuo del video precedente del meal prep. Allora, vado a preparare dei pancake con l'acqua fava. Ho iniziato montando l'acqua fava appunto e poi ci aggiungo qualche goccia di limone. Dopo un momento di pazzia così continuo a pesare lo zucchero e ce ne vanno 120 grammi. Vado a metterlo nell'acqua faba montata e continuando comunque a mescolare. Adesso mi preparo per pesare l'amido di mais, che ce ne vanno 100 grammi. Siccome non mi bastava questo qui senza glutine, ho dovuto usare poi questo quest'altro, che però che invece è col glutine, e quindi Gabriele non ha potuto e Maurizio non hanno potuto mangiare i pancake. Poi mi metto a pesare la farina, ho usato la farina integrale, non mi ricordo quanti grammi ce ne andavano, diciamo a 200. Metto le polveri tutte in una ciotola e aggiungo il latte. Comunque la ricetta dei pancake con l'acqua fava la trovate su My Personal Trainer TV, sul canale YouTube. Poi vado a mettere 6 cucchiai di olio. Io ho raddoppiato la dose che fa lei, però l'ho presa da lì la ricetta. Adesso vado ad aggiungere anche il lievito, un cucchiaino. Adesso vado a mettere l'acqua fava montata e poi inizio a mescolare con calma, piano piano, come quando si mette l'albume montato.
Adesso mi trasferisco ovviamente sul fornello con un pentolino piccolo. Io ho comprato questo qui, mi piace un sacco. Io ho unto leggermente con l'olio, ma è super super antiaderente. E vado a mettere un cucchiaio di impasto nel pentolino, che deve essere ben ben caldo. Quando vedrete queste bellissime bollicine, che ce ne saranno tante, lo prendete e lo girate molto delicatamente. E continuate così fino a finire l'impasto. Adesso invece ci mettiamo a fare gli gnocchi alla barbabietola, finalmente. Naturalmente per prima cosa schiaccerò le patate, solo che siccome sono fredde di frigo, le metterò poi un pochino al microonde per scaldarle leggermente, in modo che sono più facili da schiacciare, perché così veramente stavo facendo una fatica pazzesca. Finito, vado ad aggiungere il sale. E poi un po' di pepe bianco. Vado poi a dividere due uova in bianchi e rossi. Il rosso ci servirà da mettere negli gnocchi, invece il bianco lo mettiamo da parte. Pulisco e poi vado avanti con la preparazione. Metto questa farina, che è un avanzo, che è apposta per la pasta fresca senza glutine. Vado ad aggiungere i tuorli. Intanto, come vedete dal telefono, sto facendo partire il video dove ho preso la ricetta. La ricetta che ho seguito per il gnocchi alla barbabietola l'ho presa sul canale YouTube Noce Moscata. E adesso vabbè, prendo la crema lì di barbabietola che avevo frullato e vado a metterla dentro alle patate. Inizio a mescolare tutto insieme.
prima con la forchetta, adesso vado con le mani in modo da sentire bene la consistenza. Dovuto aggiungere anche quest'altro tipo di farina perché quella che di prima non bastava, e quindi ne ho dovuto aggiungere dell'altro. Vado a prendere la farina di grano saraceno, non ne avevo altra, quindi ho fatto un tentativo, ho usato quella lì, e l'ho messa sul tavolo e ci sono andata a versare il composto e quindi poi inizio a impastare in modo da renderlo ben più sodo, insomma. Guardate com'è bello rosso. Adesso vado appunto a formare i salamini come si fa sempre con gli gnocchi, e li vado a tagliare a pezzettini. Nel video che avevo visto lei li faceva a triangolini, ho provato anche io ma veniva una cosa lunghissima e quindi poi dopo un po' mi sono rotta le scatole e ho continuato a farli normali. Vado a mettere poi in un piatto con sotto un po' di farina, perché poi le andremo a mettere nel freezer. Cosa pensavi, Gabriele? Che praticamente tu facevi gnocchi di patate e poi sopra ci mettevi il sugo di barbabietola. E invece no, li ho fatti con la barbabietola dentro e li condiamo con la besciamella stasera.
Adesso in pratica volevo farvi vedere, questi qua sono i primi gnocchetti. Una volta che li sentite proprio bene duri, anche al tatto, li andate a mettere in un sacchetto così. Io vi consiglio solo di non metterne troppi nel sacchetto. Se io li ho messi perché poi li abbiamo mangiati in un altro momento. Però se voi li mangiate subito e avete lo spazio, non metteteli in freezer. Se invece li mettete nel freezer per mangiarli poi in seguito, non fate sacchetti troppo grandi, perché a me mi si erano appiccicati poi tra di loro nel fondo, perché il peso era troppo. E poi un altro consiglio, l'ultimo: prima di buttarli nell'acqua bollente, rovesciateli dentro allo scolapasta, così almeno se qualcuno si è appiccicato lo potete staccare. E mi raccomando, l'acqua super bollente, cioè che bolle proprio alla grande, perché sennò succede un patatrac. A me non è successo, però può succedere se non bolle subito. Quindi niente, io spero che il video vi sia piaciuto, spero che le ricette vi siano piaciute. Ovviamente non sono preparazioni che andrò a fare tutte le settimane. Questa settimana ho voluto fare queste anche perché avevo le barbabietole lì che l'avevo da tempo. Sono proprio interessanti questi gnocchi alla barbabietola. È un colore nuovo. Se il video vi è piaciuto, lasciate un like per supportarmi e supportarci. Se non lo avete ancora fatto, iscrivetevi al canale e mi raccomando, attivate la campanellina per non perdere i nostri prossimi video. Adesso vi lascio alle ultime immagini e in fondo ci sarà anche la foto di come li abbiamo conditi questa sera. Io vi saluto e ci vediamo al prossimo video. Ciao!